Ciao, buongiorno, come state? Siamo insieme anche oggi nel solito nostro appuntamento con il post, il dopo del martedì dove eravate tantissimi anche oggi e come sempre insomma siamo andati un po' a toccare alcuni argomenti. Beh, il primo era il fatto che ero in ritardissimo. Ma dai, ma davvero dire, io non sono mai in ritardo, no, assolutamente no. No, ero in ritardissimo perché effettivamente ho avuto un po' di problemi col PC che mi ha quasi abbandonato, nel senso che non riuscivo a far funzionare le webcam e quindi niente, ho ritardato per questo. Infatti Simon mi ha detto, guarda, l'argomento potrebbe essere come la tecnologia invece di aiutarci. Alle volte ci blocca, ci mette dei freni, va bene. Ma poi abbiamo riaffrontato quello che era l'argomento della settimana che avevamo lanciato la scorsa settimana, ovvero quella che era i piaceri della vita. E devo dire che, insomma, i piaceri della vita sono stati parecchi quelli che avete in qualche modo raccontato. Abbiamo parlato di mangiare bene, di stare bene, di condividere insomma anche il cibo con amici, con persone con cui stare insieme. Il piacere della vita per qualcuno è stato anche quello di dire mi fa piacere stare con gli amici, ma mi piace ancora di più ad esempio stare insieme a persone che non conosco e questo può essere anche effettivamente stimolante, quindi anche questo può essere un piacere della vita. Un altro piacere della vita era, e per me lo è stato, prendere un pocket coffee per darmi un pochettino la carica dopo una mattinata in cui ho veramente fatto palestra ed ero stanchissima, avevo bisogno di ricaricarmi, nonostante insomma mi fossi già ricaricata insieme a voi, assolutamente sì. Però c'è chi mi ha detto, guarda, il piacere della vita per me sarebbe anche stare 365 giorni all'anno a far niente, e subito c'è stato chi ha ribattuto a dire sì, vabbè, così vuol dire che sei proprio in pensione. No, no, in pensione, ma lui diceva no, non in pensione, ma il fatto di poter dire che ne so, per un anno mi prendo il famoso, ve lo ricordate, anno sabbatico e quindi vado praticamente, faccio quello che mi piace. Tant'è che addirittura è stata anche sottolineata questa cosa, il piacere della vita è fare quello che ci piace, nel momento in cui ci piace. Vero è però, come ho detto io, che bisogna fare attenzione perché è vero che possiamo fare quello che ci piace, come ci piace, però è anche vero che insomma dobbiamo un pochettino fare e ascoltare anche quelle che sono le persone nei care vicine. È vero che, insomma, se però non riusciamo a fare quello che ci piace, riusciamo anche a portare felicità a chi ci sta vicino. Questo è anche vero e non dobbiamo dimenticarcelo. Assolutamente sì, è uscita anche questa cosa. Però, insomma, sono tutte indicazioni che dobbiamo ben tenere presente. E poi che cosa è uscito? Fatemi pensare. Beh, è uscito il poter viaggiare, ma con tranquillità, quindi non fare le cose sempre di corsa. E quindi godersi anche l'attimo del viaggio, ma è uscito anche il fatto di prendere non il pocket coffee come ho fatto io, o anche sì, ma sicuramente prendere diciamo così, un caffè, magari davanti a un tramonto, magari in riva al mare, magari in montagna, insomma, godere anche un po' di queste piccole cose. Per me uno dei piaceri era anche quello di poter ogni tanto avere tempo a disposizione per me, magari fare anche niente o semplicemente stare sdraiata a leggere un buon libro, perché no? Alcuni il piacere era stare in mia compagnia, ma per me è il piacere stare in vostra compagnia, quindi assolutamente un piacere condiviso. Abbiamo parlato poi della pulizia dei fiumi che appena farà un po' bello, insomma. La faremo così come per ultimo e non per ultimo abbiamo anche detto ma perché non fare un pranzo? Io ho detto beh, in occasione insomma della pulizia dei fiumi potrebbe essere interessante farci anche il pranzo e Stefano si è offerto di cucinare almeno per 20 persone, se poi siamo di più io vi faccio i panini, va bene? Comunque sia, questa è stata un po' la nostra chiacchierata e sono sicuramente tanti i piaceri della vita che ci fanno stare bene,
e che ci fanno anche andare avanti. Poi certo è uscito anche fuori che certi piaceri della vita li si ottiene anche magari con dei sacrifici, vero anche questo, ma proprio dai sacrifici poi bisogna godere delle cose belle, ok? Perché insomma, se tutto è scontato non è neanche troppo bello. Con questo io vi bacio, vi abbraccio, vi ringrazio, vi auguro sicuramente una buona giornata, vi ricordo come sempre di seguirmi su 4 se non ho solo radio, ginnastica, c'è un po' di tutto, e scrivermi a imhcalib1@libero.it o nuovamente trovarci qui su YouTube. Ciao, da Simona è tutto e che la giornata vi porti veramente tanto piacere. Baci.